In casa c'è solo questo e il risultato sarà così. Io non ho nessuna voglia di accendere il forno perché fa troppo caldo, quindi facciamo bollire le patate, le schiacciamo e le trasferisco in padella con un filo d'olio. Taglio a fette la mozzarella, ricopro con l'altra metà di patate che mi è rimasta e schiaccio bene. Ho aggiunto un po' di parmigiano, ma non è assolutamente necessario perché guardate che bella crosta che fa anche senza. Ritrasferisco nel piatto. Abbiamo perso un pezzo, ma confido che sarà buonissimo. Ragazzi, vi assicuro che è uno spettacolo.